E io oggi voglio parlare della lotta della fede, della lotta che ogni giorno noi dobbiamo avere per poter rimanere in piedi. Amen! Chi lotta ogni giorno? Ogni giorno ci sono momenti più belli, momenti più brutti, ma la nostra lotta è quella di rimanere in piedi fino alla fine. Voglio incominciare con l'ultimo discorso dell'Apostolo Paolo in Seconda Timoteo, a capitolo 4, incominceremo dal verso 1. Penso che sapete che questo è in assoluto l'ultimo discorso di Paolo. Dopo lui morirà a Roma. E lui è stato in carcere per due volte a Roma. Uno era perché lui era credente, quindi uno come un uomo di Dio, e il secondo invece come un malfattore. Il secondo invece, essendo stato preso come una delle persone che ha incentivato l'incendio a Roma, quindi vedendo come un delinquente. La prima volta Paolo prega per uscire dalla prigione, la prima volta Paolo può vedere delle persone, può evangelizzare in prigione, quindi ha la libertà di poter evangelizzare le persone, di parlare con loro, ma la seconda volta lui sa che morirà e quindi non prega più, ma inizia a consegnarsi a Dio, inizia a lasciare una discendenza, inizia a lasciare un'eredità. Ecco qua il suo discorso. Lui sta parlando a Timoteo e dice così: ti scongiuro dunque davanti a Dio e a Cristo Gesù, che devi giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Vediamo i consigli dell'Apostolo Paolo. Sapete, quando una persona sta per morire, credo che le sue ultime parole siano sempre le cose che noi vogliamo tenere come un'eredità che ci lascia. Amen. Gesù, prima di morire, ha detto alcune cose anche lui. Prima ha parlato con Pietro e ha detto: pasci le mie pecore, cura le mie persone. Dite com'è? Cura le mie persone. E poi ha detto: andate per tutto il mondo, fate discepoli, insegnateli a conoscermi, guarite gli ammalati, non abbiate paura del veleno, neanche questo vi recherà danno, e gli dite di girare le nazioni, di portare la parola di Dio. Paolo dice così: ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, di alla persona vicino a te, predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, riprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Chissà che quando noi insegniamo, insistiamo, seguiamo le persone, aiutiamo, ci vuole tutto questo, ma ci vuole anche pazienza. Chissà che le persone non sono facili. Chissà che noi non siamo facili, perché noi in genere pensiamo che gli altri non sono facili. Chissà che non è facile. Qual è la nostra più grande lotta? Non è con gli altri, la nostra più grande lotta è sempre con noi. Il più grande nemico siamo sempre noi, la nostra mente, i nostri pensieri, quello che dobbiamo fare. È lì dove noi troviamo la nostra lotta. E dice quindi con pazienza: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Stiamo vivendo in questo tempo, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno a favole. E questo secondo me è quello che noi stiamo già vivendo in questo tempo. A favole, non devi fare niente, Dio ti ama, non c'è il pentimento, si inventano cose, gente che non conosce neanche le parole, dal greco, dall'ebraico, se le inventa, se le tira da tutte le parti per dire e andare contro gli insegnamenti basi della parola di Dio. E poi dice: distoglieranno le orecchie della verità, si volgeranno a favole, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze. Di là la persona che è vicino a te, dalle una gomitatina, di sopporta le sofferenze. Noi siamo in un tempo dove la gente vuole annullare la sofferenza. Anche nel mondo cristiano, io sono con Gesù, va tutto bene, non mi succederà mai niente di male, la vita è bella, ci saranno, non è una sofferenza che ti porterà all'eternità, perché Gesù è già morto, ha già sofferto per noi al nostro posto.
Ma servire Dio nella quotidianità della vita con le persone porterà prima o poi delle sofferenze. Tu rimarrai deluso, delusa da alcune persone e queste persone rimarranno delusi da te. Chissà che le persone rimarranno anche deluse da noi, perché noi mettiamo delle aspettative sulla gente. Io metto delle aspettative su di te e tu metti delle aspettative su di me. E quando queste aspettative non vengono, se vengono risposte, le persone diventano le migliori persone del mondo, no? Se tu aspetti che una persona sia ospitale con te quando tu vai a casa sua e quella persona è più di quanto immaginavi, come esci da casa di quella persona? No, è meglio, quella persona, guarda. Se invece tu hai un'aspettativa qua e l'aspettativa è qua, com'è che esci da lì? Certo che sono stata nella casa di quella persona, uno già che ti ospita, allora non deve ospitare, perché se ti ospita in questo modo, non è così? Le nostre aspettative definiscono anche la nostra lode sulle persone. Ecco perché la Bibbia ci insegna a mettere le nostre aspettative su Dio, se no noi soffriremo molto. Amen. Molto, dobbiamo fare le cose per gli altri aspettando che sia Dio a ricompensarci sempre. Dobbiamo lavorare, servire Dio credendo che sarà Lui a vedere quello che noi facciamo e rispondere Lui alle nostre aspettative di più di quanto abbiamo mai domandato o pensato per la potenza che già opera in noi. Amen. E Lui continua e dice: svolgi il tuo compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero, dici come fedeltà. Paolo prevede la sua morte, le ultime raccomandazioni, che okay, questo è il titolino della Bibbia, vai avanti. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione. Lui sentiva che stava per morire. E il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e ho conservato la fede. Oggi la base della mia predica è su questo: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e ho conservato la fede. La Bibbia dice nel libro dell'Ecclesiaste che è meglio la fine delle cose che il loro inizio. Molta gente inizia bene con Dio. Ah, ho fatto il primo ritiro, ah che bello, ah, sono venuto alla chiesa, ah che bello. Ma la Bibbia dice la fine delle cose è meglio del loro inizio. Molte volte nell'inizio noi siamo molto entusiasti, ma la vita non è fatta solo di inizi. Sembra quasi un rapporto all'inizio, un rapporto d'amore, dove lui o lei sono la persona migliore del mondo. Ho trovato la persona, la sposerò, la amerò. Poi passa alcuni anni, tu ritrovi quella persona e dici: mi picchiava, mi faceva, non era la persona migliore del mondo. Perché noi non dobbiamo basare la nostra vita sull'inizio delle cose. L'inizio delle cose è sempre fatto di entusiasmi. La vita vera ci vorrà pazienza e perseveranza. Dite com'è? Pazienza e perseveranza. Uno dei segreti di tutte le persone che non hanno mai lasciato Dio è che nel momento della tempesta, dell'angoscia, loro hanno scelto di rimanere fermi. La prima cosa che noi dobbiamo fare quando viene una tempesta nella nostra vita è rimanere fermi e non farci portare dall'emotività che ci farà andare via dal luogo, dalle persone che noi amiamo, ci farà fare scelte sbagliate nei momenti peggiori della nostra vita. Noi dobbiamo essere perseveranti, rimanere fermi finché passerà la tempesta, perché la tempesta passa. Amen. Dillo al tuo amico, alla tua amica: la tempesta passa. Ma lui dice: ho combattuto il buon combattimento. C'è un combattimento brutto. Il combattimento brutto è quando le persone combattono tra di loro. Il buon combattimento è quel combattimento che noi facciamo per rimanere in piedi, per rimanere attaccati a Dio, per rimanere con un cuore che perdona, per non permettere al nostro cuore di allontanarci dalla gente perché siamo arrabbiati. Il buon combattimento è il combattimento che tu fai per combattere, per perdonare, combattere per perdonare, combattere per rimanere fermo, combattere per continuare a leggere la Bibbia, combattere per continuare ad avere fede, combattere perché tu continui a rimanere sposato o sposata.
combattere quando l'entusiasmo sta passando. E Paolo sta dicendo che la sua vita è stata una lotta, potete immaginare, dentro e fuori dalla prigione, predicando il Vangelo a uno, poi essendo traditi. Adesso lui lo dice esattamente, dice così: ho finito la corsa. Però ho non solo finito la corsa, ho conservato la fede. Se noi vogliamo immaginare alla fine dei nostri giorni, se Gesù non torna prima, il trofeo più grande che noi avremo non è quanto avremo conquistato, ma è se abbiamo mantenuto la stessa fede che avevamo dall'inizio alla fine. È molto facile perdere la fede. C'è molta gente che si allontana da Dio per le circostanze della vita, e si allontanano da Dio perché mettono l'aspettativa e dicono: Dio, devi fare così. E a volte Dio non fa come noi vogliamo, e allora noi pensiamo che lui non ci sia, e il diavolo inizia a lavorare qua, inizia a dire: vedi, tu servi Dio e sei lì, sei senza soldi. Vedi, tu servi Dio, è arrivato uno ieri, è già là davanti che fa le cose, a te non calcola nessuno, pensano che non hai valore, penso che non è qui. E il diavolo farà una lotta, perché la Bibbia dice che il nostro combattimento, buono o cattivo che sia, non è fatto contro uomini di carne e sangue, ma contro principati, potestà e autorità maligne, principi e demoni di questo mondo, che cercheranno di fare di tutto per usurpare quello che Dio ti ha dato. E Dio ti ha dato tutto sulla croce. Sulla Bibbia dice che quando lui muore, lui dice: tutto è compiuto. Tu non devi pregare per essere benedetto, tu sei già benedetto. Tanto che nella lettera alle Efesine, capitolo 1 verso 3, lo insegno in tutta l'Italia, c'è scritto: a colui che ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. A un credente non dovremmo mai dire che Dio ti benedica, il credente è benedetto, la croce ha conquistato ogni benedizione per te. Tu non devi pregare chiedendo: Signore, aiutami. Dio vuole aiutarti. Tu non devi pregare dicendo: Dio, dammi questo, provvedi per me. Dio ha già deciso sulla croce che vuole darti questo e vuole provvedere per te. Allora qual è il nostro problema? Il nostro problema è che noi ascoltiamo tutti i pensieri che invadono la nostra mente, ascoltiamo la voce dall'inferno che entra nella nostra testa dicendo: è così, tu non vali, loro sono così, lei è così, la chiesa è così, la gente è così. E se tu ascolti queste voci, tu cadrai. Noi dobbiamo combattere ogni giorno con delle voci che vengono dall'esterno e con le voci del diavolo che cerca di rubare quello che Dio ci ha dato. Amen. E ogni giorno noi combattiamo, e ogni giorno noi sappiamo che possiamo vincere, perché Gesù ha detto che noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Che questo combattimento non è un combattimento che leva alla sconfitta, ma è un combattimento dove tu sai già la fine, è un combattimento dove c'è un sì, amen, per la tua vittoria. Più che vincitori di cosa? Se lui dice: voi siete più che vincitori in Cristo Gesù, vincitore di cosa? Guarda che continua e dice così: sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona della giustizia del Signore, il giusto giudice. Perché lui usa esattamente questa parola, la corona della giustizia? Perché Dio... La giustizia vuol dire mettere le cose al posto che devono essere. È Dio che, vedendo il nostro cuore, come noi abbiamo fatto le cose, è Dio che ricompenserà ogni cosa e non nessun uomo. E mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Vai avanti. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato a Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo a me, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ha mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas di Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Ragazzi, questo è un uomo che è in prigione in attesa di giudizio e scopre che molte delle persone che sono state con lui, molte delle persone che lui ha aiutato, che magari in quel momento avrebbero potuto difenderlo nel tribunale, non c'erano. Sono spariti tutti. Cosa fai quando nei momenti che più hai bisogno
spariscono tutti. Cosa fai quando nei momenti che più ho bisogno tutti fuggono? Paolo potrebbe ribellarsi, era già anziano, aveva già la schiena rotta di flagelli, eppure lui era ancora lì che stava dicendo: portami in le mie pergamene, voglio ancora studiare la Bibbia, voglio ancora servire il mio Dio. Continuiamo. Alessandro il ramaio mi ha procurato molti mali, il Signore li renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Potete immaginare, dice, nella mia prima difesa ho parlato di Gesù a tutti, ho predicato, ho aiutato, ho benedetto, ho amato. Non c'era nessuno. Nessuno è venuto a difendermi. Tutti avevano pensato a loro stessi. Io ti voglio dire una cosa. Le persone davvero nei momenti più difficili pensano a loro e tra te e loro magari sceglieranno loro. Sono rare le persone che nei momenti super difficili di bisogno saranno vicino a te, ma Dio è sempre con te. Paolo qua avrebbe potuto dire chissà cosa, ha detto che il Signore non li imputi il male che stanno facendo a me, perché Paolo aveva scelto di vivere una vita di perdono, di vivere una vita pensando che la ricompensa sarebbe venuta sempre dal Signore e che se lui doveva passare per quel momento difficile, lui sarebbe passato, perché Dio è al di sopra di tutte le cose, al di sopra di tutte le persone. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalla fauce del leone. Lui sta raccontando un po' tutta la sua storia. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Saluta Prisca e Aquila, la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto, Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto, cerca di non venire d'inverno, ti salutano e così via. Queste sono le ultime parole di Paolo dicendo alla gente, stiamo parlando dell'apostolo Paolo, alla fine della mia vita, vecchio, in prigione, malato, prima di morire e non c'era nessuno. Quante volte le persone spariscono nei momenti peggiori della nostra vita? E qua noi dobbiamo imparare alcune cose dall'apostolo Paolo. E una di queste cose è: nei momenti peggiori della tua vita, cerca qualcuno, uno c'è sempre. Non stare da solo, abbiamo bisogno di Dio soprattutto. Ma qua lui sta dicendo a Timoteo: Timoteo, vieni presto. Timoteo, vieni, ho bisogno di stare con qualcuno, ho bisogno di parlare con qualcuno. Nei momenti di combattimento della nostra vita, noi dobbiamo avere il coraggio di chiedere aiuto quando abbiamo bisogno di essere aiutati. Della persona che è vicino a te, tu hai bisogno di Dio, ma hai bisogno anche delle persone. Hai bisogno di avere sempre persone con le quali parlare. La più grande arma del diavolo è il silenzio. Molte persone vivono dei momenti difficili e non parlano con nessuno. Poi tu vieni a sapere: ah, quel ragazzo, quell'amico, quello che conoscevamo, si è impiccato, si è sparato. E io sempre quando sento qualcuno che dal nulla si toglie la vita, dico: ma quella persona non aveva qualcuno con cui parlare? E domando, alcuni casi ho avuto la facilità di avere conoscenza della famiglia della persona che si è tolta la vita. E sapete cosa mi hanno detto? Sì, era un po' giù, ma non ne parlava con nessuno. La moglie non sapeva quanto stava male. I figli nemmeno sognavano di notte che stava così male fino al punto di togliersi la vita. Non stare in silenzio. Il diavolo farà di tutto perché tu ingoi le tue angosce e pensi: prima o poi ne vengo fuori. Se tu sei in un momento difficile, cerca qualcuno e chiedi aiuto. Se non riesci da solo con Dio, perché la prima è questo, però a volte quando uno sta male non riesce neanche andare da Dio. A volte quando uno sta male non riesce a pregare, non riesce a cercare. Se per caso nella tua vita passerai un momento di difficoltà,
Abbi il coraggio, non essere orgoglioso di chiedere aiuto a qualcuno e di dire: è un momento difficile, ho bisogno che qualcuno parli con me, preghi con me, mi dia una mano. Amen. Perché è quello che l'apostolo Paolo stava facendo. Stava dicendo: dai Timoteo, porta le mie cose. Almeno Timoteo era rimasto. Quasi tutti lo stavano abbandonando, ma lui diceva: il Signore mi ha sostenuto. E lui aveva ancora un caro amico fedele, un figlio nella fede sul quale poteva contare. I veri amici nella nostra vita non sono tantissimi, però cerca di avere questo tesoro nella tua vita. Investi di più nelle persone che nelle cose. Ci sono delle persone di sicuro importanti con le quali tu puoi parlare, puoi aprire il cuore. Tieni stretto questo tipo di rapporto perché è importante per noi. Amen. Noi abbiamo incominciato qualche anno fa a creare un sistema di discepolato dove uno cura l'altro. Molti non si sono trovati bene con questo perché hanno messo delle aspettative, aspettando che il mentore fosse perfetto, che potesse dare solo consigli perfetti. E la verità è che quando noi mettiamo questa aspettativa, noi perdiamo questa cosa. La verità è che noi abbiamo bisogno di persone imperfette, magari come noi, uno per sorreggere l'altro, per poter parlare, per poter pregare. Non sono psicologi, sono amici in Dio con i quali noi parliamo. Amen. Ovviamente alcuni hanno anche abusato dall'idea di essere lì d'aiuto a qualcuno e hanno voluto quasi comandare. Ma questo è sbagliato, noi non vogliamo permettere che questo succeda, ma noi sappiamo e crediamo che uno ha bisogno dell'altro. Dì alla persona che è vicino a te: quello che tu hai io non ho, noi siamo una casa e una famiglia, noi abbiamo bisogno uno dell'altro. Non permettiamo al diavolo di rubare le nostre forze. E ti dirà così: guarda, ma sì, prendi un anno sabbatico. Ragazzi, non sapete quante persone ho sentito questa storia dell'anno sabbatico anche nel mondo cristiano. La Bibbia dice nella lettera agli ebrei che il sabato era qualcosa che Dio stava creando in visione del futuro per entrare in un riposo che si chiama Cristo. Amen. Quindi non sto dicendo che noi non abbiamo bisogno di un po' di riposo, tutti noi abbiamo bisogno di riposo, di vacanze, fateli, ma il riposo vero è avere un cuore libero d'angoscia, libero da giudizi, il riposo vero è avere la coscienza tranquilla e a posto. Questo è il riposo e lo possiamo avere solo in Cristo. Amen. Allora, quando noi siamo in questi momenti difficili, noi sappiamo e dobbiamo sapere che Dio è lì con noi. Alcune volte quando siamo nei momenti difficili, la prima persona che abbandoniamo è Dio, pensando: io non sono bravo abbastanza, non sono una brava persona, io dico che farò questo, non lo faccio, io dico che migliorerò e non miglioro, io dico che sarò una persona migliore, io avrò più fede, non riesco ad avere, io non valgo niente. Io ti voglio dire, Dio non è interessato a quanto sei abbastanza bravo. Lui sapeva molto bene, prima ancora di farti, i tuoi limiti. Dio conosce le nostre misure. E quando facciamo così, noi facciamo come il figlio prodigo, che dice: io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come un servo, io non ho valore, io non valgo niente. Ma guardate, quando il padre vede questo figlio prodigo, oltre ad abbracciarlo, c'è una cosa molto interessante che voglio leggere con te in Luca 15 dal 22 al 23, dove dice il padre, quando il figlio prodigo torna, che pensa di non valere niente, ho combinato tutto, dice così: ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Luca 15 dal 22 al 23. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Quando tu devi fare un regalo a qualcuno, qual è un regalo che in genere non va fatto a meno che tu conosca benissimo la persona? Tipo un anello. L'anello, se tu non conosci benissimo la persona, può darsi che abbia il dito più corto, più magro, più grasso. Non è un regalo che tu fai a qualcuno che non conosci, giusto? Non fai un regalo di un anello, non conosci la mano della persona, non lo puoi fare. Addirittura quando ci si va a sposare uno fa le prove. Quindi immaginiamo quanto non conosciamo bene la gente. L'altra cosa che durante una che devi fare come regalo, non farai mai un paio di scarpe a qualcuno che non conosci.
Perché? Perché non sai il numero, non sai la misura del piede. In quei tempi non c'erano neanche i numeri, c'erano proprio le misure. È un altro regalo che non fai, casomai fai un regalo generale, no? Che pensi che può andare bene per tutti. Un altro regalo che non fai è una veste, un vestito. Non fai un vestito perché non sai le misure. Che misura usa? Large, medium, cioè più piccolo? Sì, forse è così, forse mi immagino. Ma guardate cosa fa il papà del figlio prodigo. Presto, venite qua, anello nel dito, calzare nei piedi e la veste. Sapete cosa Dio voleva dire? Io conosco tutte le tue misure, io so chi tu sei, io so che tipo di anello porti, io so la misura dei tuoi piedi, io conosco tutte le tue misure, io conosco tutti i tuoi difetti, io conosco tutte le tue qualità, non c'è bisogno che tu cerchi di convincermi, io sono il tuo Dio, io sono il tuo padre, non c'è niente di te che io non conosca. Amen. Non c'è niente che lui non conosca. Lui sa esattamente tutto. La Bibbia dice: sai quando mi siedo e sai quando mi alzo. Se mi nascondo anche lì nell'abisso, tu sei lì. Sapete cosa Dio vuole dire a ognuno di noi? Che lui sa benissimo i nostri limiti, lui sa benissimo tutte le cose che ci fanno cadere, quello che ci hanno già fatto cadere e quelle che magari potranno farci cadere, ma lui sta dicendo che con lui noi ce la possiamo fare. Nella casa del Padre c'è festa per noi, indipendentemente di tutto quello che tu possa aver fatto e di tutti i tuoi fallimenti. Dio sa chi sei. Dio conosce tutto di te e questo non lo blocca nel volerti bene e questo non lo blocca nell'ammassare un vitello ingrassato. Perché l'ha fatto? Probabilmente era il cibo che piaceva di più a quel ragazzo. Facciamo festa per mio figlio. Quello che amo di questa storia è che Dio non li ha aspettato, lui ha incominciato a dire: padre, ho peccato contro il cielo, a Dio non è interessato, l'ha abbracciato e l'ha tenuto. Quello che ci farà rimanere in piedi è la grazia di Dio. Ragazzi, il motivo per il quale c'è la croce è perché Dio sapeva che noi avremmo fallito senza di lui, se no non c'era la croce. A volte noi rendiamo la croce vana e continuiamo a mettere su di noi pesi su pesi. Io ho fatto questo, io ho sbagliato questo, io non riesco a migliorare in questo, io devo essere meglio di quello, e cerchiamo una performance davanti a Dio. Quello che lui ti vuole dire oggi è che la croce ha avuto l'ultima parola, è che là sulla croce ogni volta che tu sbaglierai tu sarai guarito, è che lui è venuto sulla croce proprio perché sapeva dei tuoi fallimenti e ti vuole dire: ogni volta che fallirai, guarda la croce, metti i tuoi fallimenti sulla croce, ti ho già perdonato e rialzati subito perché io ti amo e posso aiutarti a migliorare. Amen. Guarda cosa dice l'Apostolo Paolo in Filippesi 1,6. Dice così: e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dite com'è: colui che ha incominciato. Colui che ha incominciato vuol dire non ha incominciato te la tua vita cristiana. Lui ha incominciato a fare un lavoro dentro di te e lui lo porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Forse qualcuno guarda, forse tu guardi e dici: oh, quanto sono rotto, quanto è difficile, quanto faccio schifo. Forse alcuni altri guarderanno e diranno: quanto fa schifo. E io mi immagino il padre dicendo: sì, ma non ho finito l'opera, io sto ancora lavorando fino al giorno di Cristo Gesù, io sto ancora facendo un lavoro sovrannaturale perché tu possa diventare l'opera d'arte che io ho sognato che tu fossi, perché Dio ama i suoi figli in questo modo. Quindi non guardarti dicendo: non riesco, perché lui ha incominciato. La Bibbia dice che lui ci ha attratti, lui ci ha amato per prima, noi abbiamo solo detto sì,
Lui ha fatto tutto perché tu fossi oggi qua. Lui ha mandato degli amici a parlarti. Lui ha creato delle comunità dove magari hai conosciuto Gesù. Lui ha creato quel luogo di lavoro dove c'era quella persona che ti ha parlato di Gesù. Lui ha creato quell'incontro che tu hai avuto con qualcuno su un autobus che ti parlava del Vangelo. Lui ha inventato dei momenti per attirarti, e quello è il modo di dire di Dio, di dire: io ho incominciato e io lo porterò a compimento. Paolo dice: ho questa fiducia, colui che ha incominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Molti di noi sono delusi di noi stessi perché noi mettiamo aspettative su di noi. Io devo fare, è vero, noi dobbiamo rispondere a questo amore, ma noi dobbiamo credere che laddove noi non riusciamo c'è l'amore di Dio, c'è la croce che ci porterà a fare quello che noi non siamo in grado di fare. Smetti di mettere tutte le aspettative su di te, nessuno riesce da solo a salvarsi. Ecco perché esiste la croce. Perché ogni volta Dio sapeva, conosceva tutte le tue misure, sapeva che avresti magari fallito in quel momento come padre, sapeva che avresti fallito in quel momento come marito, come moglie, come figli, come ministri. Lui sapeva, è lì che abbiamo bisogno della croce. È lì che abbiamo bisogno di andare davanti a Lui e dire: Dio, ecco qua i miei fallimenti, ecco qua i miei dolori, ecco qua è il motivo per il quale Lui è stato innalzato in quella croce. È perché tu la possa guardare e essere completamente libero, completamente guarito. Ogni volta che avrai bisogno potrai accedere ai benefici della croce, che sono vittoria, grazia. Se tu continuerai da solo con le tue forze, tendenzialmente fallirai. Noi non riusciamo a vincere senza Dio. È in Cristo che noi siamo più che vincitori, non senza Cristo. Senza Cristo noi non siamo niente. Voglio concludere con il Salmo 29:11, dove dice così: il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Il Signore darà forza. Chi è che ti darà forza? Il Signore. Smetti di pensare che tu da solo con i tuoi pensieri, che alla mattina ce la puoi fare da solo. Il Signore ti darà forza laddove tu non ce la fai. Grida, guarda la croce e dice: Padre, sei morto per me, perché io potessi avere vita, perché potessi avere vita in abbondanza. Non riesco a fare questo, i miei fallimenti mi perseguitano. Padre, grazie per la croce. E lì, appena la guardiamo, veniamo guariti, come il serpente che è stato innalzato nel deserto e la gente guardava quel serpente, guariva. Così dice la Bibbia nel Vangelo di Giovanni, che Gesù è stato innalzato perché chiunque lo guardi guarisca. Lui ha già vinto tutto per te sulla croce. Padre, tutto è compiuto. Per le sue levidure noi siamo stati guariti, per le sue levidure noi siamo stati liberati, per le sue levidure noi siamo tutti. Allora perché viviamo con questi pesi? Perché noi li teniamo, perché noi ci dimentichiamo che la croce è venuta proprio per liberarci. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Pace nel cuore, pace nella mente, nella certezza che noi non siamo soli per combattere, ma Lui combatte il buon combattimento al nostro fianco nel nome di Gesù. Voglio leggere per concludere il Salmo 30. Questo è Davide. Io ti esalto, Signore, perché mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. Oh Signore Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai... Oh Signore, tu mi hai fatto risalire l'anima dal soggiorno dei morti. Tu mi hai dato vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore voi fedeli, celebrate la sua santità, poiché l'ira sua dura un momento, ma la sua benevolenza è per tutta la vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Quanto a me, nella mia prosperità, dicevo, non sarò mai smosso. E voglio aprire una parentesi qua. Quando noi stiamo bene, noi pensiamo che quel bene durerà sempre.
Quando noi stiamo bene, sta succedendo qualcosa di meraviglioso, stai guadagnando, hai un buon lavoro, va tutto bene a casa tua, tu pensi, wow, nulla mi recherà danno, sei forte, viva Dio. Però in pochi secondi le cose possono avvenire. In pochi secondi puoi perdere una persona amata, in pochi secondi puoi perdere il lavoro della tua vita, in pochi secondi può succedere qualcosa. La Bibbia parla del giorno malvagio. Quando arriverà il giorno malvagio è il giorno di mettere l'armatura del credente. Vi ricordate l'apostolo Paolo che dice che quando arriva il giorno malvagio, esiste un giorno malvagio, quel giorno che vorresti dimenticare ma è passato nella tua vita, e dice in quel giorno metti l'elmo della salvezza, proteggi la tua mente contro ogni cosa che il diavolo dirà qua dentro. In quel giorno metti la corazza della giustizia. Nel giorno malvagio proteggi i tuoi sentimenti. Nel giorno malvagio metti la cintura della verità. Ricordati che Gesù è morto per te. In quel giorno prendi lo scudo della fede, tutto ti cade addosso, ma tu rimani lì dicendo: io credo nel mio Dio, io so che Lui è il mio Signore. In quel giorno sii pronto comunque a predicare la parola di Dio. In quel giorno usa la spada dello Spirito, perché proprio nel giorno malvagio, dice Paolo agli Efesini, usa la spada dello Spirito per dire: no, io non lascerò, io non abbandonerò, io credo nel mio Dio, io credo nella croce. In quel giorno ho gridato al Teo, Signore, ho supplicato il Signore: che profitto hai del mio sangue che io scenda nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Oh Signore, sii tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza. Lui può mutare il tuo dolore in danza. Dite con me: Lui può. Hai sciolto il mio cilicio. Parla di digiuno, di momenti difficili, di tremendo momento difficile, e mi hai rivestito di gioia perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. Oh Signore Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Io ti celebrerò per sempre. Per quando ti celebrerò? Per sempre. Io voglio invitarti oggi. Quando pregavo questa mattina, Dio mi faceva vedere quante volte, anche durante le vacanze, che magari una persona si rilassa di più, smette di combattere, quante cose possono avvenire nella mente di ognuno di noi. E quante volte noi veniamo davanti a Dio e veniamo con i nostri fallimenti, non sentendoci le persone più amate del mondo, ma sentendoci le persone più fallite del mondo, dicendo: devo migliorare in questo, non sono ancora bravo, questa cosa non va. È tutto vero, lavori in corso. Se qualcuno ti dirà: ma tu dici così, lavori in corso. Dici: forse oggi non sono quello che tu pensi che dovrei essere, ma Dio ha incominciato una buona opera in me, Lui la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, ed è questo che io credo, che Lui mi ama, conosce le mie misure, sa chi io sono. E non per questo ha mai desistito della mia vita. Lui vuole che tu lo prenda, che tu guardi la croce oggi e che tu metta su quella croce tutto quello che ti appesantisce, tutto quello che per te è fallimento, e che tu ti ricordi che per la potenza della croce tu puoi essere libero e ricominciare ogni giorno. E ogni giorno che arriverà il combattimento, tu puoi combattere con la croce. E se per caso in quel momento vedi che stai fallendo, tu ti ricorderai che anche se è un momento difficile, la vittoria è nostra, perché Lui ha detto: anche con i momenti difficili, con i fallimenti, tu sei più che vincitore in Cristo Gesù. Amen. Io voglio invitarti ad alzarti adesso. E noi vogliamo alla presenza di Dio, alla presenza di Dio, alla presenza di Dio. Il più grande combattimento è nella tua testa. Fidati, il campo di battaglia, non lo dico io, lo dice la Bibbia, è qui. Contro ogni pensiero che si innalza contro la conoscenza di Cristo. Qua dentro noi uccidiamo le persone,
Qua dentro noi li amiamo, qua dentro noi tradiamo, qua dentro noi giudichiamo, qua dentro noi desistiamo, qua dentro noi vinciamo. Ma Lui ci ha dato delle armi, dice l'Apostolo Paolo, che non sono carnali. Che cosa sta dicendo? Non è niente che tu possa fare da solo, ma vengono da Dio armi spirituali. La preghiera, tempo con Dio, tempo di digiuno, ma soprattutto oggi arrenderti chiedendo che Lui entri in questa battaglia per te. Io vedevo molte persone lottando da sole con la propria anima, con la propria carne. Io voglio invitarti oggi a guardare la croce, a tornare alla croce. È una parola molto semplice, ma io so che è una parola profetica. A volte ci dimentichiamo che la croce è stata innalzata proprio perché noi eravamo deboli e per le nostre opere non saremmo riusciti a vincere nulla. Per questo la Bibbia dice che noi siamo la giustizia di Dio. Lui ha messo le cose al posto giusto, tutto quello che tu non puoi fare. A volte noi siamo così frustrati perché incominciamo le cose e le finiamo a metà. Incominciamo le cose e abbiamo buoni propositi. Ho ascoltato un insegnamento di una persona che studia il cervello, come funziona, e diceva che anche quando noi abbiamo dei buoni propositi, è una neuropsichiatra, anche quando abbiamo buoni propositi, no? Tu dici, io mi sveglierò tutti i giorni alle 6 del mattino per andare a correre, e sei motivato perché dici, voglio avere una vita di sport. Poi ti alzi e in realtà la tua motivazione non riesce ad essere più grande del tuo bisogno, giusto? Perché in quel momento inizi a dire, vabbè, ma lo so, no? In fondo ho lavorato tanto in questo periodo, un po' di riposo me lo merito. Forse domani, o forse un po' più tardi. E questa neuropsichiatra insegnava che anche se sei motivato, se la sera prima hai detto ce la farò, anche se sei motivato perché non lo so, perché vuoi dimagrire, per qualsiasi altra cosa sia, perché vuoi diventare più santo, il tuo cervello risponde ai bisogni del tuo corpo. Quindi perché ti vieni la spinta alla fame? Perché il cervello preferisce mangiare che non mangiare, il cervello preferisce dormire che non dormire. E allora io ho detto, vabbè, niente, non c'è più niente da fare. E lei diceva, lì entra la tua volontà, che deve essere lavorata in Dio, perché il tuo cervello guarderà solo ai bisogni del tuo corpo, non a quello che tu vuoi fare con il tuo corpo. In quel momento è il momento di dire, piuttosto muoio ma mi alzo. E lei, come era credente, diceva così, è lì dove entra la forza di Dio, è lì dove deve entrare la forza di Dio, perché il tuo cervello non ti aiuterà, guarderà solo i bisogni fisici. È lì dove entra la forza dello Spirito di Dio, è lì dove entra la potenza della croce, che possiamo andare oltre a quello che sono qualsiasi tipo di bisogno fisico, ma fare ciò che è giusto secondo la volontà di Dio. Ecco perché le persone guidate dallo Spirito di Dio riescono ad andare oltre i propri limiti, perché lo Spirito di Dio va oltre anche la nostra conformazione fisica. Io quando sono stata adesso in Scozia, c'è stato un posto che mi è molto piaciuto, che era un posto che dovevi camminare un po' molto in alto, poi c'è sempre quel tempo che adoro, grigio così, però c'era un gran vento, così vento che se io lasciassi il cellulare nella mia mano volava il cellulare, cioè volava,
E io se ero ferma, dovevo impuntarmi, perché se per caso non mi impuntavo, anch'io volavo. Così un vento che ho capito lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo soffia sulla nostra vita, noi perdiamo il controllo. E la Bibbia dice che si ode un rumore, e un vento a questo livello è un vento che ha un rumore, ha una voce. Allora io cercavo di fare anche delle stories per dire ciao ragazzi, alcune le ho fatte, non si capiva niente. La mia voce quasi non si capiva, perché la voce del vento era molto più forte della mia voce. La Bibbia insegna che Dio, lo Spirito Santo, è come un vento che soffia e ci porta dove vuole. Quando lo Spirito Santo soffia, allora Lui controlla la tua vita, allora Lui ti porta dove tu non vuoi andare. Puoi anche impuntarti, ma lo Spirito Santo è più forte di noi. L'altra cosa che la Bibbia fa un paragone è con l'acqua. La voce di Gesù come la voce di grandi acque. Ed è la stessa cosa quando tu vai sotto le cascate. Io sono stata una volta sotto le cascate del Niagara, e quando parti c'è un grande rumore, ma quando sei sotto le cascate, la gente parla così, non si sente la voce di nessuno. La voce delle grandi acque sono sempre più forte. L'unica cosa che dobbiamo fare è essere vicino alle grandi acque. L'unica cosa che dobbiamo fare è essere vicino al vento ed essere nel luogo dove Lui soffia, perché Dio possa portarci oltre. Amen. Adesso voglio invitarti a venire alla croce. Oggi voglio invitare ognuno di noi a prendere tutte le nostre debolezze, tutto quello che non piace di te, e a portarlo qua. E voglio fare in questo modo, questa cosa come un atto profetico. Vorrei invitarti a lasciare il tuo posto, anche se solo un pezzettino, perché magari non ci siamo tutti qua davanti. Ma voglio invitarti a portare alla croce qualsiasi cosa, qualsiasi debolezza, qualsiasi delusione tu abbia di te stesso, ricordandoti che Lui conosce tutte le tue misure. Lui sa molto bene chi tu sei. Lui sa molto bene chi noi siamo. Lui sa la lotta che stiamo avendo. Lui sa la lotta che hai nel tuo matrimonio e ti senti uno schifo. Lui sa la lotta che tu hai con la tua carne. E voglio dirti una cosa: la carne non è convertita, ragazzi. La carne, il nostro combattimento sarà sempre nel guidare questa carne. La carne non è convertita, solo nel giorno di Cristo Gesù ci darà un nuovo corpo. Questa carne vuole cose, questa carne vuole cose che non dovrebbe volere. La nostra mente, la nostra anima, c'è un combattimento da vincere, un buon combattimento che si combatte per fede. Infatti Paolo ha detto: ho combattuto il buon combattimento, un combattimento di fede per vincere. Io voglio invitarti proprio a incominciare a mettere davanti alla croce di Cristo. È una cosa molto personale tra te e Lui. La croce esiste per portare via le tue debolezze. La croce esiste per coprire le tue colpe e i tuoi peccati, perché tu possa ricominciare come una persona amata profondamente da Dio, indipendentemente dalle tue colpe. Per questo veniamo qua oggi. Portiamo la nostra vita davanti a Dio. Portiamo i nostri fantasmi e portiamo i nostri mostri. E iniziamo ad adorarlo insieme. Puoi stare in piedi, in ginocchio, seduto, però concentrati adesso su Dio e porta sulla sua croce le tue lotte e i tuoi fallimenti. Niente più forte né più in alto, né più grande del tuo nome Gesù, tutto l'onore e la potenza.
Sapendo che Dio conosce le tue misure, Lui sa molto bene dove cadi, sa molto bene là dove non sei forte, conosce il tuo carattere, sa chi sei. Il Padre oggi è qua solo per abbracciarti, solo per ammazzare per te l'agnello ingrassato, il vitello ingrassato. Lui sa molto bene. Avrebbe potuto correggere quel ragazzo, avrebbe potuto rifiutarlo, ma non lo ha fatto. L'ho aspettato per abbracciarlo, l'ho aspettato per amarlo, l'ho aspettato per fargli dei regali e per dire: tu non hai perso la tua eredità solo perché hai perso la tua dignità. Io voglio fare festa per te. Io voglio fare festa per te. Sento che il problema di molti di noi è che noi non accettiamo che Dio ci ami perché noi siamo così meritocratici che dobbiamo essere amati quando siamo bravi. Ma è questo l'amore di Dio. E Lui oggi vuole usarmi solo per dirti: io ti amo anche quando fai schifo. Io ti amo quando cadi. Io sono preoccupato per te quando sei lontano dalla mia casa. Io sono preoccupato per te quando stai spendendo tutti i tuoi averi con cose che non c'entrano niente, che sono peccaminose. Il mio pensiero è per te quando hai speso tutto con le prostitute. Il mio pensiero è per te quando hai fatto un caos nella tua famiglia. Il mio pensiero è per te, perché io sono il Dio che ama i peccatori. Ecco perché io ho mandato il mio figlio Gesù sulla croce, per cancellare il tuo peccato, per darti la grazia e la forza di rialzarti. Vieni qua che facciamo festa. Vieni qua che facciamo festa. Chiedi perdono al Signore. Digli che ti dispiace. Digli qualsiasi cosa tu abbia nel cuore. Ma sappi che Lui è qua oggi per abbracciarti. Lui è qua oggi per onorarti. Lui è qua oggi per amarti. Per ascoltarti, per amarti. Signore, non riesco da solo, non sto facendo, non riesco ad avere voglia, non riesco ad avere forza. Ci ho provato ma sono caduto, ci ho provato ma sono caduto. Dio, ho bisogno di te. Tu sei il mio aiuto. Chiedi aiuto adesso al Signore. Inizia ad alzare le tue mani, a chiedere aiuto a Lui. Gesù, aiutami oggi.
vuole ancora chiamarti figlio e figlia. Non ha mai smesso perché tu hai sbagliato qualcosa. So che è difficile ricevere l'amore di Dio quando noi ci sentiamo colpevoli, quando siamo deboli e quando ci sentiamo fiacchi e non riusciamo ad alzarci. Ma io voglio pregare oggi per un miracolo. Io voglio pregare che il cielo si apra e che tu possa vedere l'amore di Dio per te, che tu possa avere rivelazione del suo amore, che copri una moltitudine di peccato. Lui vuole coprire una moltitudine di peccati. Lascia che Lui copra adesso. Di papà, io voglio stare vicino a te. Mi dispiace non essere quella persona perfetta che vorrei essere. E lascia che Lui ti abbracci senza finire di sentire quello che stai dicendo. Io credo che Dio questa settimana voglia far festa per ognuno di noi. Io credo che Lui sappia l'anello che tu hai bisogno, il vestito da vestire e i sandali da mettere ai piedi. E credo che Lui già questa settimana ti dimostrerà il suo amore per te in un modo molto concreto. Iniziamo ad alzare le nostre mani e dire: Signore, io voglio adorarti. Io voglio adorarti con i miei colpi e i miei difetti, credendo che la tua grazia mi basta, credendo che la tua potenza andrà oltre. Padre, io voglio rimanere nella tua casa per abbracciarti, per amarti, per onorarti. Mio Gesù, meraviglioso sei, mi ispiro a te per non desistere. E anche quando non va tutto bene, il mio sguardo è fisso su di te, perché so che tu vuoi di più per me. La mia vita è nelle tue mani, mi dà le forze per continuare, con le tue promesse dentro il cuore. Mia vita è piena su di te, confido nelle tue promesse, continuo a guardare verso te, così io so che posso vincere. Dichiarazione di fede.
riceverà da te, Signore, misericordia, grazia, amore. E anche quando piangerò, le mie lacrime saranno per aumentare la mia fede e consolare. Adesso ad alzare le tue mani con me, tutti insieme, e dire: Signore Gesù, io accetto il sacrificio che hai fatto sulla croce per me. Hai portato su di te le mie colpe, quelle che ho già commesso e quelle che commetterò. Hai portato su di te la mia malattia. Hai cancellato il documento che mi era sfavorevole. Io oggi accetto i benefici della croce. Io accetto oggi la potenza della croce che copre ogni mia colpa e ogni mio peccato, e sono una persona libera. Scelgo oggi di credere che su quella croce hai portato via tutto, anche i miei fallimenti di oggi, e prendo possesso della vittoria che c'è in te. Adesso stai un attimo in silenzio e parla con Dio. Digli: io prendo possesso. Fa che questa parola diventi tua. Fa che la croce diventi viva. La croce esiste per coprire. Con il sangue di Gesù Lui ha coperto le tue colpe, i tuoi peccati, i tuoi fallimenti. Tu sei una persona libera. Non vivere più con ogni peso. È per grazia ricevuta. La parola grazia vuol dire potenziamento. Che noi facciamo quel che facciamo e che riusciremo. Perché Lui ha incominciato qualcosa con te. E Lui porterà fino alla fine. Lui darà la forza. Lui guiderà, Lui soffierà con quel vento che non fa in modo che tu non vada dove vuoi, ma vada dove Lui vuole. Chiunque è nato da Dio non sa da dove viene e dove va. Quel vento che ti spingerà dentro la volontà di Dio. Inizia a dire: vieni vento dello Spirito, soffia vento. Soffia vento su di me,
soffia vento, soffia vento, portami dove tu vuoi, spingimi nella volontà di Dio, soffia vento, soffia vento, soffia, soffia, soffia vento, soffia, 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 soffia su di noi vento, soffia su di noi vento, soffia vento, soffia, soffia, soffia su di noi vento, soffia su di noi vento, soffia, soffia, soffia su di noi vento. Soffia, soffia, soffia su di noi. Oh, soffia, soffia su di noi. Soffia vento dello Spirito, soffia vento della grazia, soffia vento della benedizione, soffia, soffia vento, soffia vento, soffia vento, soffia vento, soffia vento, soffia, soffia su di noi vento. Grazie, vento dello Spirito, soffia il tuo perdono, soffia la tua gioia. Oggi, lui che copre una moltitudine di peccati, oggi è qua per dirti: sei mio figlio,
Ho un anello per te. Ho un vestito meraviglioso, dei sandali da mettere nei tuoi piedi ogni volta che sbaglierai. Ho un vitello ingrassato per far festa. L'importante è che tu non fuga dalla casa di Dio. E se sei fuggito dalla casa di Dio, torna, perché nella casa di Dio c'è il Padre che manifesta la sua gloria, la sua benedizione. Lascia che Lui ti ami oggi. Lascia che Lui ti ami oggi. Io sento che ci sono delle persone che non riescono proprio a vivere l'amore di Dio per i sensi di colpa. Inizia a dire: Signore, io metto il mio senso di colpa sulla tua croce per vivere liberi oggi. Ditelo con me. Io oggi dichiaro la mia libertà da ogni tipo di performance e credo che è per la sua grazia che sono ciò che sono, che è per la sua grazia che io vincerò, che è per la sua croce che io ho ricevuto la vittoria. E prendo possesso oggi di tutto quello che Lui mi ha già dato. Ascoltami bene. Quando noi non riusciamo a fare quello che noi vogliamo fare, noi ci aspettiamo che succeda sempre qualcosa di brutto nella nostra vita. Io voglio oggi invitarti ad avere l'aspettativa che succedano cose meravigliose nella tua vita. L'aspettativa. Il figlio prodigo aveva l'aspettativa di un rimprovero. Ha detto: basta che mi tratti come i tuoi servi. Non aveva nemmeno l'idea che Dio voleva ridargli tutto quello che aveva perso. A volte noi abbiamo un'aspettativa di punizione mentre Lui ci vuole dare benedizione. Per questo alza la tua mano oggi e dice: io scelgo di aspettare buone notizie. Io scelgo di aspettare buone notizie, perché il mio Dio è il Dio dell'anello nel dito, il mio Dio è il Dio del vitello ingrassato. Io scelgo di aspettare buone notizie. Inizia a dire: Signore, io chiamo le buone notizie questa settimana sulla mia vita. Io chiamo buone notizie nella mia casa, nel mio lavoro, nella mia storia. Io chiamo buone notizie nella mia famiglia. Io chiamo buone notizie nella vita dei miei figli. Io chiamo buone notizie di lavoro, io chiamo buone notizie di conversione, io chiamo buone notizie nella nazione da dove vengo per gli stranieri che sono qua. Chiama le buone notizie, aspettati buone notizie. Lui vuole darti buone notizie. Figlio, aspetta buone notizie, la parola di Dio per te. Aspettati una festa questa settimana. Aspettati vestiti nuovi. Aspetta un anello nel dito. Aspetta il sovrannaturale di Dio, perché ciò che Lui ha per te è ciò che Lui ha per te. Ricevi, 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 ricevi. Chiamale. Buone notizie. Io sono figlio di Dio. Buone notizie. Raggiungetemi oggi, buone notizie, raggiungete casa mia.
grande applauso al Signore Gesù Cristo. Io continuo a benedirti, vai a casa aspettandoti buone notizie, buone notizie, buone notizie nel nome di Gesù. Una generazione radicale.